La trovazione che è da lavorato che è sicuramente un Boris dei nostri tempi. Mi è capitato raramente di sentire un Boris cantare tutta l'ultima scena della morte a mezzogiorno. Veramente, perché Oka ha una grandissima voce, una grande presenza scenica. Ma sì, poi ha carisma, ha personalità, veramente una grande figura. Non trovato dalla scala, la sua sintica donazione. Il protagonista viene applaudito alla fine e lui incassa subito. Sì, però attenzione perché quest'opera ce ne sono due di protagonisti. L'altro protagonista è il popolo russo e stasera il popolo della scala. Sì, è la prima del nuovo maestro Alberto Malazzi e devo dire veramente eccezionale, patrimonio d'umanità. Guarda proprio che apre e si potrebbe citare forse, cioè, aprirsi proprio sul cuore, quindi sul popolo russo, eccolo qua. Il maestro del cuore di Giuliano. Questo è bravissimo. Ed ecco qua, questo è il coro principale, diciamo, il popolo russo. Al quale Tolisso attribuisce il ruolo che ha sempre un popolo di dittatura, che ti esalta e ti soffoca. Questa è una regola. Questo è bellissimo, ti soffoca e soffre, perché poi il popolo russo è la vera vittima del potere dispotico di Boris, come il canto dell'innocente, come vedete che abbiamo sentito di mostra. Questo problema della carestia, della fame, che in Russia è nei secoli concorrente. Ci fu quella drammatica carestia che quando i provini hanno trattato la Russia, Stalin vuole punirla, nel 32, per fare una strage,
cosa che è stata bilanciata adesso quando con il bombardamento dei centrali nucleari si doveva costringere in qualche modo il popolo alla resa, la resa per freddo, per freddo, per tanto. Arrivini, la metafora del Boris è straordinaria perché il potere russo nelle sue declinazioni zarista, sovietica e adesso putiniana è sempre lo stesso. Gli elementi sono gli stessi, il nazionalismo affardato, l'imperialismo, l'appoggio della Chiesa ortodossa e non della Chiesa, che con l'eccezione del periodo stalinista è sempre stato dominante, quando Hitler invase la Russia, il patriarca chiamò il popolo alla guerra anche in appoggio al regime comunista, perché la Russia viene prima dei suoi regimi, dei regimi che la governano. Veramente quest'opera è una metafora perfetta della storia russa. Io sono appassionato, ma non incompetente. E poi è cresciuto dalla prima alla seconda parte, che è cresciuto completamente. Io credo che sia l'opera che cresce, più di qualità, fino a questo finale che è sconvolgente ed emozionante. E sicuramente la seconda parte dello spettacolo, anche da vedere, è più bella della prima. Sì, stiamo restando la direzione sceita, l'hai ricordato veramente a Padova del 79. Il luogo dei voyaggi, insomma, sì, è sempre questa corte ossipiosa e infida sì, al tempo stesso, no? Di cui dovrebbe meditare anche Putin, secondo me, in questo momento, sui suoi voyaggi. Questo è il problema che comincia senti, le durazioni possiamo proseguirlo. Troverà anche il prossimo anno il 7 dicembre come Filippo II del Don Carlo. Fa una certa impressione l'assenza di donne, adesso vedremo se in genere il soprano che la prende il direttore la motivazione addotta dai capi imperiali per respingere il Boris con la versione, perché non c'era la donna, donna e non c'era la storia d'amore. Bocciata 6-1. L'unico voto a favore del gol fu quello di Edward Zafarovnik, per cui 5 anni dopo diresse la prima della seconda versione. Questa è una finta chiusura che si spegne. Eccolo qua, alla sua nona prima della scala. Il Presidente della Repubblica si è alzato in questo momento e tutti quanti si alzano per applaudire in piedi il maestro Sagnetti. Il Presidente della Repubblica è andato a trovare nell'intervallo per salutarlo e complimentarsi. E adesso credo che sarà Abdrazzato per andare a prendere il regista, che è quello che manca. Ecco, la regia come ti passa? Perché Augas era perplesso. Io ho trovato molto migliore la seconda parte della prima, è uno spettacolo molto anglosassone, molto lineare, che spiega le cose, forse non originalissimo, non particolarmente innovatore. Eccolo qua. Eccolo qua. Questo è un scenografo. La cosa che ho molto apprezzato è questa atemporalità dei costumi, per cui si comincia vestiti con costumi tempi dell'epoca di Boris, poi costumi 800, cioè l'epoca di composizione dell'opera, per finire con costumi anche con io ho avuto associare il regista agli applausi, è raro avere un basso di questa libertà della figura, credo. L'opera si afferma il 2900 perché c'è Chelyabin, che è il creatore. La paura di cantare la scala del Pistoforo, sì. Si mise 12.000 franchi, ma una cifra pazzesca, che sono ricordate con l'altro 5, gli ha dette, e da lì poi nacque il suo successo più salviato, tra l'altro con il proprio Boris. Ci sa che lui si libera sul palcoscenico completamente ubriaco, come si incontrava in galleria, poi veniva alla scala e cantava. E nel 1909, quando lui fu il primo Boris della scala, lui regalò 5.000 lire, cifra all'epoca enorme, per la morte di Messina.